il segnale, i cavalli sono prossimi alla partenza. Sono partiti. Bikini Bottom in leggero vantaggio dopo i primi 200 metri di Nonno Ricky. Quando si va ad affrontare la prima curva con Killing Kiss, rimontato a largo da Nonno Ricky, a ridosso in corsia molto esterna c'è la Gasca nei confronti di Padre Ralph, quindi niente saccio alla retroguardia Bikini Bottom. Il gruppo è comunque molto compatto al completamento della prima curva. In avanti produce il suo sforzo Nonno Ricky nei confronti della Gasca, che migliora in seconda posizione. All'interno viaggia invece Killing Kiss nei confronti di niente saccio, quindi Bikini Bottom alla retroguardia Padre Ralph. Si viene ad imboccare la piegata conclusiva con lo schema di fatto che rimane invariato, sempre Nonno Ricky all'evidenza nei confronti della Gasca, che interviene per corsie esterne, si muove molto bene, anche niente saccio. I tre sono in diagonale poco prima dell'addirittura di arrivo, con Nonno Ricky che si presenta in vantaggio a largo, niente saccio sta scattando a 200 metri dal traguardo, niente saccio sta passando in leggero vantaggio nei confronti della Gasca, Nonno Ricky e Padre Ralph, che finisce molto forte alle epilogo, ma la vittoria in salvo molto nettamente da parte di niente saccio. Padre Ralf è secondo, c'è foto per il terzo con Nonno Ricky e la Gasca in linea. Vince nettamente il numero 2 di niente saccio, che cancella la debacle di Grosseto, confermando quanto di buono aveva fatto intravedere nella vittoria livornese. Rivediamo proprio le battute salienti di questa gara con l'affermazione di niente saccio numero 2 Alberto Sanna in sella, al secondo il 3 di Padre Ralph, per il terzo sono perfettamente apparigliati sul traguardo il numero 5 di Nonno Ricky e il 4 di La Gasca, i due sono davvero sulla stessa linea. Quindi 2-3 per quanto riguarda i numeri di questa sesta corsa da Livorno, e fotografia per il terzo posto, attendiamo quindi il verdetto del giudice di arrivo.